fratello a fratello. La fionda è uno dei simboli che io uso sempre, prendendolo l'occasione di Davide, che con una fionda e un sassolino ha vinto l'onnipotente che era Golia. Io spero che torniamo alla semplicità, alla bellezza, alla serenità e ad usare i modi semplici e le cose semplici per vincere anche i grandi mali. E quindi sono stato contento, molto contento, perché è un, oserei dire che tra tutti i regali che mi hanno fatto e le, come si chiamano, le targhe che io dovrei aprire, non so cosa, un appartamento per le targhe, mi pare che questa sia la cosa che mi piace di più. E la metterò in chiesa. La metterò in chiesa. La prima fiondata la do a me stesso, perché bisogna che siamo più umili, bisogna che non abbiamo chissà quali idee, perché se siamo umili e di tanto in tanto ci diamo una fiondata, forse quando la diamo agli altri poi siamo più onesti e siamo più genuini. Poi una fiondata vera la darei soprattutto a questa politica che ancora non ha capito che deve servire gli uomini e non gli interessi, per politica a 360 gradi. So che sono in un paese che in questo momento è anche in attesa di elezioni, ma io questo discorso lo faccio perché deve tornare una politica di servizio e non una politica di interessi. Facciamo errore di parlare di razza come con gli animali, di pensare sbagliando, di non essere qua. Una delle mie frasi programmatiche è quella che Caino vince il primo tempo e Abele vince il secondo tempo. E quindi abbiamo fatto addirittura un musical con Franco Fasano e poi questa sera abbiamo voluto ricordarlo, quel momento in cui Caino e Abele si riabbracciano e lui canta quella bellissima canzone che tutti conosciamo. Dunque è stata un'edizione secondo me molto riuscita, abbiamo dimostrato di poter portare ad Albenga ancora una grande fionda, Don Mazzi si è rivelato sul palcoscenico una persona stupenda, una persona che ha speso la sua vita per il disagio giovanile, per cercare di salvare l'impossibile, di recuperare gli irrecuperabili. Siamo contenti di aver dato ancora una fionda di impegno sociale, come era stata quella per esempio di Don Gallo, e specialmente oggi, in cui, come diceva anche Don Mazzi, la politica pensa troppo agli interessi e poco alla gente, e le istituzioni sono colpevolmente lontani dagli strati più bisognosi della popolazione, dagli anziani, dai disabili, dai bambini, dai malati, dai tossici, ed è molto grave questo. Per fortuna ci sono dei fiondatori come Don Mazzi. Tutti gli anni decidiamo insieme i Fiori di Carugia e Antonio Ricci. Quest'anno diciamo che Don Mazzi ha avuto uno sponsor eccezionale in Gianfranco Fasano, che appunto è un grande amico di Don Mazzi. Franco ci ha trovato immediatamente consenzienti e quindi abbiamo deciso di dare la fionda a lui. Cucino da rima e se tutte valle e se tutte valle i trilli per salita cucino da rima. Un Don Mazzi scatenato che penso anche abbia sorpreso gli albenganesi per la sua verve. Don Mazzi ha dichiarato 84 anni ma in realtà ne ha 42, perché essendo prete è anche molto furbo. Io posso testimoniare che lui riesce a compiere gli anni due volte all'anno. Annuncia sempre che c'è un suo compleanno con festa dove raccoglie fondi, per cui per raccogliere fondi lui compie gli anni due volte all'anno. E quindi tutti dicono ma come sta bene come giovane, in realtà ha 42 anni quest'uomo. Don Mazzi lo conosco bene, è un uomo molto coraggioso, è un uomo con un'energia
straripante che riesce a coinvolgere tanti ragazzi, ad accogliere tanti ragazzi con dei problemi proprio per questo, anche questo suo approccio che ha molto semplice e diretto. Albenga oggi ne ha avuto una prova, è riuscita a coinvolgere tutti.